cioè due anni fa quando si è venuto qui e sposato questo progetto te lo aspettavi, ti aspettavi dopo due anni a fare promozione? Dopo due anni no, conoscendo i presidenti, c'è Aldo Mercato, gli obiettivi erano più, non due anni, erano 3-4 anni per fare il parlamento di promozione. Il campionato di Pirelli, diciamo che sono stati donati innanzitutto la serietà nel campione, hanno messo a disposizione sia l'anno scorso di Serie B che l'anno scorso di Serie B, che sono stati bravi, sono stati bravi, e anche dei giocatori. Allora, vincere con una squadra diciamo che non è l'Umbria, ma è una squadra che magari in prospettiva potrebbe veramente diventare una grande sorpresa, ti fa ancora più importante. Sicuramente, fa molto piacere, vincere. Scorso, quest'anno poi sicuramente ha un sapore particolare, ancora più, forse perché uno perché comunque la squadra decide di fare il capitale, quindi vedere il fatto motivo di orgoglio, lui è valdiese, quindi essere capitano di questa squadra è un grande piacere. E poi comunque quest'anno sono spesso comunque è un campionato molto molto difficile, l'obiettivo di fare un campionato di Virtus siamo un po' più bene, secondo me comunque la squadra era molto molto competitiva. Pari di altre due mie squadre, Domestico Lucerese, Palau stesso, Duras, anche comunque se all'inizio erano tre squadre, sono una squadra, te l'ho detto, questa qua non è l'Umbria, anche se adesso l'Umbria non esiste più, ormai l'Umbria è fallita, adesso si sta cercando di ripartire, mi auguro che ripulti l'Umbria nella categoria, non so, l'Umbria è una città come l'Umbria, diventa una squadra di Umbria, l'Umbria, si dice a me. Però vincere qua è molto bello, è una cosa che si fa, perché non troppo quindi anche quello è... Ha un sapore più bello, sono tutti amici, pochi nuovi che sono arrivati quest'anno, che sono già fuori, che si integrano nella squadra, nel gruppo, è molto positivo. Ti chiedo come si convive con tanti giocatori che hanno comunque alle spalle, come te, anche davanti sicuramente, ancora anni da livelli più alti di quelli della prima. Di convivenza, di questione di intelligenza, i giocatori che hanno fatto parte del 2005 quest'anno, tutta gente di spessore, cioè, perché se andiamo a guardare la squadra di che hanno giocato a certi livelli, hanno giocato tutti quanti comunque in categoria bene superiori alla prima, però tutte persone intelligenti, nel senso comunque qualsiasi cosa succedeva, qualsiasi discussione, quelle poche che ci sono state, perché all'interno del gruppo è normale che ci sono delle discussioni, però lo scopo era sempre quello, comunque la prima cosa di cui ci facevamo carico era il bene della squadra, il bene di 0-5, qualsiasi cosa succedeva. Noi parliamo, siamo una squadra che parliamo tanto, noi vecchi che ci siamo, che c'erano l'anno scorso, molto gruppo storico, più quei nuovi che sono arrivati, abbiamo avuto il merito comunque di parlare tanto tra di noi, di capirci al volo. Quindi chi è arrivato, noi ci conosciamo perché comunque alla fine ci giochi sempre contro, quasi tutti ci hanno sempre giocato contro, qualcuno ci ha anche giocato assieme, però comunque alla fine non era facile da proprio fuori venire. Dal di fuori magari vedevano lui da 0-5, vedevano i numeri dei grandi giocatori, quindi pensavano subito qua è così, qua è... Invece diciamo l'intelligenza anche delle persone che sono arrivate è stata quella. Anche qua sono delle persone molto umili, molto bravo. E penso che ci sono, che si sono divertite e farebbero, a prescindere dal fatto che è venuto il campionato, comunque abbiamo passato dei momenti un po' difficili come periodo da metà novembre fino a fine dicembre, con una marea di infortuni. Anche lì comunque vedi lì si è dimostrata proprio la forza della squadra, perché comunque ci siamo arrivati ad essere al campo in 10 allenandosi e in 14 fuori guardando l'allenamento. La
squadra di prima categoria, tu provi anche lì. Cioè, che ne è fortunato, veniva al campo per stare vicino alla squadra, per far vedere tutto che ce l'avevamo. Io ti rendi conto che comunque l'intelligenza delle persone, che alla fine sono prima uno e poi gioco a due, alla fine si vince e si perde, però già quello lì è un fattore importante. Il gol che ci ha dato una carica, comunque la certezza che comunque potevamo vincere il campionato, non tanto per il risultato, che è stato il gol di Palau. Palau aveva fatto una partita difficile, è stata una partita molto sentita perché comunque c'era molta rivalità. Tu un ex tra l'altro? Sì, un ex, poi il mister loro comunque di Olbia, e quindi cioè, grande stima, grande rivalità con loro, poi anche dall'anno scorso, perché comunque l'anno scorso abbiamo giocato il campionato alla fine, quindi cioè, sono quelle cose che ti rimangono. Invece per noi è stato importante quel gol, ma cioè, per me è stato importante il numero, perché l'ho fatto io, ma due minuti dalla fine. Abbiamo vinto 1-0 lì, una partita giocando bene, però è una partita difficile, quindi quando vince quelle partite così, un scontro diretto, loro si vincevano, si rilanciavano, invece così abbiamo affossato a loro. Noi lì siamo andati a due punti dallo Zierese, che poi il giorno aveva perso, quindi cioè, sono quei segnali che ti fanno capire che comunque poi saranno buoni. Infatti anche quello, oltre a quello decisivo che era dalla penultima giornata, che ha sancito la vittoria matematica, comunque anche quello lì secondo me, anzi, forse quello lì sotto certi aspetti è stato il più importante, che ci ha permesso di credere, oltre ad avvicinarsi allo Zierese, comunque di far una diretta concorrente in un momento cruciale del campionato. Lì conta i gol che fai, non come giochi. L'ultima volta l'hai affrontato col Santa Teresa nel campionato, prima di sposare il progetto del 2005. Come l'ha ritrovato questo campionato di prima categoria? Allo stesso livello, migliorato, peggiorato? No, allora, questa era superiore a questa, perché c'erano tanto per le squadre. Perché comunque per il risultato lo Zierese, vabbè che ha giocato fino alla fine, è una bella squadra. Duras lo stesso, Palau, anche se poi era un po' più bassi. Insomma, di rimane all'inizio, poi si sono ripreso molto, però alla fine ho pagato la falsa partenza, perché alla fine ho fatto le prime 5 partite, non ho fatto un figlio di Piro Pai. Però c'erano anche delle altre squadre, vai a vedere comunque anche lo stesso Muduso che è retrocesso, i nomi della squadra di Avevano, che all'inizio hanno fatto una squadra per farlo da capire di più, cioè, anche loro devono fare andare a capire di più, diciamo, un pozzo maggiore. Vita, cioè, ne possiamo mancare quasi tutti, perché comunque alla fine Ploaghe è una delle squadre che secondo me è più di questo campionato. Siamo in gioco, siamo organico, ancora perché mi sono detto che li fa giocare molto bene. Infatti hanno fatto 2-2-R contro il San Andrea che ritorna. Per lì comunque è un campionato era grandissimo. Il livello è superiore. Io, 3 anni fa, quando era San Teresa, quando ho fatto i playoff l'ultima giornata, ma il livello era molto molto basso, c'erano 3 o 4 squadre, infatti il distacco era 4 squadre davano, sono arrivati qua sì. L'anno. La quinta aveva un certo punto di distacco, ma poi anche il livello era diverso. Il restante era stato molto più elevato, appunto è stato anche un merito maggiore a noi che abbiamo giocato così, non era facile, non ci siamo riusciti meritatamente. Ecco, per concludere ti chiedo un'altra cosa, hai elogiato da buon capitano, diciamo, giustamente il valore della squadra, dei tuoi compagni, lo spiegativo compatto, essere uomini su una che sì, giocatori. Sì, invece una cosa che ti volevo chiedere su di te, se hai avuto la percezione di essere ancora, di aver migliorato ancora in qualcosa quest'anno, nonostante appunto le stagioni da protagonista anche in altre categorie. No, ti senti migliorato sotto qualche punto di vista? Cioè, guarda, io parlo di cose che c'è sempre da migliorare. No, il giorno che uno arriva a pensare di essere arrivato, secondo me, non è la forza che fa andare avanti, nel senso la voglia di migliorarmi, la voglia di fare un qualcosa in più, ecco. La voglia di confrontarti con le altre persone. Ho avuto la fortuna, cioè ti migliora anche, facendo dire, ti migliora anche con gli allenatori, perché comunque ogni allenatore ha un suo modo di allenare, ha un suo modo di intendere la squadra, di intendere l'allenamento, la qualità stessa, anche l'approccio. Quindi già quello ti migliora, perché ti aiuta, mettiti a disposizione di vista, comunque ti aiuta tanto. Ho avuto due allenatori, per esempio questi due anni che vincenti, due allenatori con filosofie diverse, tutti due vincenti però contrapposte, sotto
tanti aspetti, però io vedo anche quello, c'è stato l'anno con Ricci, anche se lui è molto giovane, comunque è molto bravo, ha imparato anche da lui, e quest'anno lo stesso anche da Mr. Spano, ha imparato tante cose che vanno a riempire, diciamo, il mio bagaglio di calciatore. E spero il prossimo anno di parare, magari sperando di fare un altro campionato come quest'anno. Sarà un po' difficile, però noi comunque ci proviamo, penso che comunque il presidente faccia una squadra per configurare, anche perché alla fine per configurare vincere piace, ho avuto la fortuna di vincere tantissimi campionati di vita mia ed è bello.